Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Siamo vestiti un po' come i polacchi di Zelig, però vestito, perché siamo andati al mare. Saluta Bitter, saluta Bitter, non saluto. Comunque, l'Inter coesa contro il sistema, finalmente. Si parlava tanto della società che non si fa mai sentire, la società sempre passiva, sempre remissiva. Finalmente la società è andata all'attacco. Sarà molto ma molto controproducente, ma come ha fatto notare un esponente nella Nord su un video che è girato su tutti i social ad Ala News, per noi vincere non è l'unica cosa che conta, ok? Il modo in cui si vince, tieniti e stai seduto, è il modo in cui si vince, è il mezzo con la quale si vince e lo stile con cui si vince. Stop! Poi aspettiamoci, ragazzi, una stagione infernale, ok? Aspettiamoci questo finale di stagione. Immaginiamoci un girone dantesco moltiplicato per 1000, perché noi siamo andati contro il sistema e ogni volta quando qualcuno cerca di andare contro il potere, ma succede ovunque nella vita, nella scuola, nella politica, nel lavoro, quando vai contro il potere verrai ripagato con odio, discriminazione, con dispetti, con bastoni tra le ruote, con ladrate per quanto riguarda le partite. Verremo ripagati con l'inferno, ma noi siamo dell'Inter, noi abbiamo passato il 5 maggio, noi abbiamo sofferto, abbiamo visto i milanisti vincere 7 coppe dei campioni, diciamo le ultime 4, davanti ai nostri occhi, rimanendo muti e rassegnati. Noi abbiamo visto soffiarci la finale di Manchester dal Milan stesso con 2 pareggi. Noi abbiamo sofferto in lungo e in largo, abbiamo sofferto gli addi di grandi calciatori come Ibrahimovic, che poi si è dimostrato un pezzo di M. Noi abbiamo sofferto gli infortuni di Ronaldo, le tragedie all'Olimpico in finale di Coppa Italia. Noi siamo pronti a tutto, ok? Noi per l'Inter saremmo capaci di andare in mezzo al fuoco, noi per l'Inter saremmo disposti a morire. Quindi potete rassegnarci un rigore contro, ok? Da adesso in poi un rigore contro a partita, noi saremo felici di non essere sottomessi al potere. Arriveremo pure quarti questa stagione. I 2 derby, che è il primo obiettivo stagionale, l'abbiamo stravinti, 6 gol in 2 partite. Quindi il nostro quest'anno l'abbiamo fatto. Abbiamo sputtanato tutto il movimento, abbiamo insultato tramite Zhang il presidente della Lega, che non conosceva nessuno fino a 4 giorni fa. E niente, noi il nostro l'abbiamo fatto. Adesso sta alle altre squadre se mettersi a pecorone o seguire l'Inter e combattere le oscure forze del mare. Bellissimo vedere la curva sotto la sede della Lega con gli striscioni e Zhang insultarlo con le stories. Curva, società, tifosi normali, tifosi occasionali, opinionisti sportivi, li voglio vivo. Quando parlo di opinionisti ne sono 2 o 3, Tramontana, Rossi, non le persone ibride senza testosterone, youtuber, tutti coesi contro il sistema. Arriveremo quarti perché inizieranno a farci dispetti? Non ce ne frega, nessun titolo ha più valore della lealtà e dell'onore, ok? Coreografia della Supercoppa Italiana 2006. Nessun titolo ha più valore della lealtà e dell'onore. Iscrivetevi, attivate la campanella e mettete like per i nostri ragazzi. Dal Bonaduce, dal Duce e Bitter. Ciao ragazzi!